Cuore, buongiorno, buongiorno. Senti, allora fammi capire un po'. Vabbè, lasciamo stare il discorso della zoccola che, come te dici, devi farti una chiacchierata per dire guarda che io non posso prendermi impegni. Perché comunque cerco altro in questo momento. Ecco, benissimo, questa diciamo forse è la miglior cosa da dirgli. E no, quella saprà tutto, avrà preso informazioni e quant'altro, hai capito? Quella dice, mo il pollo l'ho trovato da spennare. Così ragiona sicuramente. Babbo. Mio fratello non è un pollo, questa forse non ha capito con chi ha a che fare. Vabbè, lasciagli credere che sia un pollo. Senti, va bene, oltretutto voglio dire, oltre questa piccola parentesi, volevo capire se avevi parlato con l'oncologo. Eh no, per capire che cosa hai intenzione di fare su quella bollicina sul mento, perché a questo punto è inutile attendere, attendere che poi diventa grande e poi abbiamo problemi. E poi l'altra cosa da capire il discorso di quell'altra che c'hai sulla destra. Il nonno sta mettendo su una verruca. Una pianta, praticamente la, come si chiama? L'aloe vera, praticamente un'aloe, una pianta, un'aloe, vediamo se funziona. Praticamente lui c'ha una verruca qua e un cliente praticamente, siccome il padre aveva la stessa tipologia di verruca, allora cosa hanno fatto? Hanno tagliato una foglia di aloe, non so come si chiama. E praticamente esce una specie di liquido e lo spalma su questa verruca. Secondo questo cliente, dopo una ventina di giorni si secca tutto e viene via tutto. Quindi vediamo se funziona al nonno, siccome è naturale, non è medicina, non è niente. Allora, se funziona al nonno, allora a questo punto ne parliamo col dottore e vediamo, se no a questo punto la mettiamo pure noi sotto l'occhio. Perché a quanto ho capito è una specie di antibiotico questa praticamente questo liquido che esce da sta pianta. Secondo quello che l'ha data ha detto che fa miracoli, addirittura fa seccare questa verruca e se ne addirittura dice che cade da sola proprio. Vabbè, cuore, vediamo, tanto il nonno già la sta mettendo, vediamo un po'. Se al nonno scompare definitivamente, addirittura ha detto pure che non nasce di nuovo, cioè la distrugge completamente questa verruca. Vabbè, vediamo cuore, vediamo, vediamo. Magari, tanto è tutto naturale, solo che ci vuole pazienza, che ci vuole qualcuno che la deve mettere, ovviamente. Se vabbè, ma lì ci sono gli infermieri, non è un problema. Diciamo per correttezza chiediamo anche al medico e vediamo cosa dice. Però capiamo prima cosa succede al nonno. Facciamo testare al nonno quello che succede e poi vediamo. Va bene? Beh, voglio, fammi sapere. Io sto andando a prendere Peppino. Andando a prendere Giuseppe stamattina che esce l'1 e un quarto. E niente cuore, buon appetito se non hai mangiato, mi raccomando, per piacere te lo chiedo, cerca di sforzarti a mangiare. Lo so, cuore mio, che non è una. Sei nauseato, immagino che sei nauseato delle cose che ti danno da mangiare. Però dobbiamo sfamarci, ecco, questo è quanto. Questa è la parola giusta, dobbiamo sfamarci. Quindi quello che ci passa il convento. Dobbiamo mangiare, almeno per il momento. Va bene?
Eh sì, no, io sinceramente non mi aspettavo questo calo di peso, però vabbè, può essere fisiologico, quindi vediamo un po', ok? Beh, cuore mio, che ti devo dire? Ci sentiamo dopo. Un bacio, un cuore e un abbraccio forte forte. Va bene? Aggiornami su un po' di situazioni. Ciao bello mio, ciao cuore.